Ciao, sono Silvia Pallavicini e insieme a tutto il team di Behavioral Alpha mi occupo di finanza comportamentale e di come conoscere il modo per prendere migliori decisioni finanziarie possa aumentare i tuoi risultati fino al 50% in più all'anno, evitando costosi errori. Oggi, in particolare, voglio parlarvi di una cosa che a volte tendiamo un po' a sottovalutare, l'importanza di prendersi delle pause, come il mio gatto qua dietro può insegnarci. Allora, innanzitutto partiamo da questa premessa. Come tutti quanti, i trader sono sempre impegnati, sono sempre davanti allo schermo, davanti alla piattaforma per migliorare la tecnica, imparare tante cose nuove, per seguire le operazioni che hanno a mercato. E tutto ciò può prendere un po' il sopravvento sulle nostre vite. Questo può succedere a chiunque e può succedere anche che, ad esempio, una strategia non vada proprio come avevamo previsto, purtroppo. Il mercato magari ci si muove contro, non riusciamo a pensare in modo lucido, quando invece ce ne sarebbe bisogno. In queste situazioni, ciò che a volte fa la differenza tra un trader e un altro è il fatto di riuscire a prendere una pausa, a distaccarsi dalla situazione per tornare a ragionare con la mente lucida. Innanzitutto, quando ci approcciamo ai mercati, ribadisco sempre l'importanza di avere un piano di trading e un controllo di quello che è il proprio money management. Questo perché tu puoi riuscire in un momento in cui sei calmo, lucido e il più razionale possibile a non farti fuorviare da quelli che sono i bias cognitivo, ovvero i paraocchi che ci mette molto spesso il nostro cervello e di cui ho parlato spesso, quindi vai a vedere gli altri video sempre sul nostro canale. Appunto, riuscendo a fare questo processo in un momento di lucidità, riusciamo anche a prendere decisioni in modo migliore. Quindi, piano di trading è fondamentale, così come è anche fondamentale riuscire a prendersi una pausa di tanto in tanto. E adesso vi svelo qualche consiglio per farlo. Consigli semplicissimi, tra l'altro. Consiglio numero 1. Bere tè. Allora, anche se, ok, non siamo inglesi e questo studio di cui vi sto parlando è uno studio inglese, ma effettivamente è provato che le persone che bevono tè nero, proprio da questo studio inglese, hanno livelli di stress che si riducono più velocemente rispetto a persone che invece bevevano sostituti del tè. In particolare io vi consiglio il tè verde perché è molto ricco di teanina, un amminoacido che riduce lo stress e migliora anche la reattività. Quindi andate a prendere il bollitore e mettete su una bella tazza di tè quando sentite di avere bisogno di staccare un po'. Il secondo metodo è masticare. A volte le gomme da masticare sono prese un po' come una mancanza di rispetto magari nei confronti dei nostri interlocutori, però le gomme da masticare possono essere davvero benefiche in quanto hanno su di noi un effetto calmante. Uno studio del 2008 che è stato condotto dalla Swinburne University di Melbourne in Australia ha evidenziato come masticare una gomma riduca la presenza dell'ormone dello stress nella saliva fino al 16% in periodi di stress leggero e anche del 12% in periodi di stress medio. Quindi direi che anche la gomma da masticare, quando si sta operando ad esempio sui mercati, può essere molto efficace. Il terzo metodo è fare una scorpacciata di cioccolato. Ah, a me piace tantissimo. E per fortuna fa anche bene. Allora, mangiare un pezzo di cioccolato stimola quello che è il rilascio di beta endorfine, che parte dal cervello. Questi producono un naturale effetto rilassante e riducono le attività biochimiche legate allo stress. Se siete preoccupati per le calorie, di solito il cioccolato super scuro, magari al 70-80%,
Di solito non è neanche tanto zuccherato. Se preferite invece un frutto, le banane sono un'ottima alternativa e infatti sono anche fonte di potassio che aiuta a regolare la pressione sanguigna. Sei pronto? Adesso arriva il quarto consiglio. Fare esercizio fisico. Allora, lo so che non è facile trovare del tempo per fare esercizio, magari riuscire addirittura ad andare in palestra, ma se hai bisogno di una pausa, l'esercizio fisico regolare riduce lo stress e l'ansia e rinforza le funzioni cerebrali, aiutandoti anche ad avere una migliore memoria e rendendoti così anche più produttivo. Allora, sono tantissimi vantaggi. Quello che faccio io quando non ho tempo è, ad esempio, cercare dei tutorial su YouTube che magari durano semplicemente 5 minuti, ma che ti ridanno la carica. E direi che 5 minuti sono facili da trovare. Poi, se riesci, l'attività migliore può essere anche una passeggiata di una mezz'oretta ogni giorno, anche per rinfrescarti le idee, è ottima. Ultimo consiglio di questo video, il quinto, è spegni il cellulare. Allora, non tanto il cellulare di per sé, perché soprattutto se lo usi per lavoro è meglio di no, ma disconnettersi dai social. Allora, prendersi una bella pausa da tutto ciò che è distrazione e che ti risucchia le energie è un'ottima idea. Quindi, ad esempio, prenditi qualche minuto, un'oretta al giorno in cui non controlli Facebook, non controlli Instagram, non vai su YouTube, non vai da nessuna parte. Stacchi il cervello e ti ricarichi. Ecco, per oggi i nostri primi 5 consigli ve li ho dati, ce ne sono altri 5 che vi aspettano nel nostro prossimo appuntamento. Se ti è piaciuto il video, ricordati di mettere un bel like al video, appunto, e di iscriverti al nostro canale. Se sei impaziente di conoscere anche gli altri 5 consigli, trovi il link all'articolo che ho scritto a riguardo con tutti e 10 i consigli in descrizione. Se invece vuoi iniziare da subito ad avere quello che è un piano di trading e a seguire il tuo money management ideale, ti consiglio di iniziare dal kit di money management che ho studiato insieme al team di Behavioral Alpha e ai trader di Alpha for All. Si tratta di un kit davvero fantastico che ti permette di conoscere quello che è il tuo profilo di money management e di rischio e ad utilizzare queste informazioni per costruirti un money management su misura, grazie anche ad un manuale per migliorare il rapporto win-loss e ad interviste con i nostri trader. Trovi il link in descrizione e anche qui a video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!